quella canzone, ti stavo dicendo, qualcuno l'ha caricata su YouTube, non noi, di sicuro non gli faremo causa perché la nostra musica è di tutti, ancora 100.000 visualizzazioni, non riesco a capire perché. Anzi, credo che anche qui gli abbiamo dedicato fin troppo tempo a una canzone che nasce come un gioco e doveva essere presa come un gioco. Poi nel 2001 facciamo un album dai suoni un po' più cupi, che è con ogni droga necessaria, tornavamo da Genova. Personalmente, dopo un grande uso di Voltaren, sì, diciamo, fare degenza dalla mia sessione genovese del G8, ovviamente non poteva venire fuori un disco allegro, non poteva venire fuori un disco. Neanche rock and roll, infatti è un disco che vira quasi sul post-punk, di cui oggi alcune cose le trovo ottime, altre le trovo terribili, però posso dire che era il disco giusto per quel momento. Poi punk è un contenitore infinito dove non c'è la regoletta che il punk deve essere per forza questo, questo, non devi fare per forza Anarchy in the UK o quello o quell'altro. Cioè, punk è prenderne l'attitudine e attraverso quell'attitudine rielaborare ogni contesto musicale che è coerente con lo stato d'animo nel momento in cui decidi di metterti a fare musica. Poi c'è un disco, ecco, forse il primo disco molto rock and roll, che a volte ritornano, che non mi ricordo se è del 2003 o 2006, poi nel 2008 c'è Vittime e Carnefici, che è anche il disco che per la prima volta facciamo in coproduzione con l'Anfibio Record, che comunque già dal 2001 aveva cominciato a distribuirci. E è il disco più viscerale, personalmente è quello a cui io sono effettivamente più legato. È quello tecnicamente meno riuscito, è quello che ha più carica animale, però va ammesso che ha dei suoni. Volevamo fare delle sperimentazioni, ricreare i suoni del punk anni 80 italiano, così, però appunto come sperimentazioni poi rischi anche di fare disastri. Oggi risentendolo dico, cazzo, forse in alcune cose abbiamo esagerato. Allora, Vittime e Carnefici, l'album a cui io sono sentimentalmente più affezionato, più legato, perché è in un periodo di passaggio non solo mio, In realtà anche Chris e GP stavano passando un momento di passaggio, e come tutti i momenti di passaggio, una crisi dolorosa. Era un disco sperimentale perché provammo a fare una ricerca sui suoni e tutto quanto, che ovviamente si scontrò con i limiti appunto della sperimentazione. Su alcune cose esagerammo decisamente troppo. Volevamo dare un suono rozzo ed è venuto fin troppo lo-fi. Però nonostante quello è il disco in cui io fino a questo momento mi riconosco di più personalmente. Poi parlo per me, in questo momento sto parlando per me. E come ogni bambino brutto è bello a mamma sua,
quello per quanto tutto bitorzoluto, strano, eccessivo. Vittime e carnefici, devo ripetere tutto oppure è il disco a cui mi sono affezionato. Staglia questo. E poi c'è un lungo periodo di pausa in cui suoniamo dal vivo, continuiamo a fare cose, però io sono preso da questioni lavorative e dalla malattia e dalla morte di mio padre, che è molto lunga, e quindi in quel momento non ho la testa di partorire, per quanto poi ne senta il bisogno, piano piano matura il bisogno, però non avevo ancora la testa per fare queste cose. E in quel periodo va detto, gli altri ragazzi, gli altri P38 tengono il gruppo, di norma sono io quello che nel corso degli anni ha sempre tenuto il gruppo insieme. In quel momento in cui io ero più debole, e questa è la forza di un collettivo che agisce anche come una sorta di famiglia in cui ci si sostiene, e nel momento in cui la mia forza veniva meno, c'era quella degli altri, Gianpadre, GP, Cristiano, Daniele, che era il nostro bassista fino a 2 anni fa, bassista sempre ruolo maledetto, è quello che non riesce mai a essere stabile, sarà forse perché il primo bassista del gruppo ero io, per questo non riesce a essere stabile, però loro tennero sicuramente il gruppo unito, e arrivammo nel 2016 che ero leggermente più libero, si pensò di fare un disco dei 25, ma stavo praticamente traslocando di casa, la malattia di mio padre a me volgeva al termine, eppure con il lavoro c'erano grandi cambiamenti, mi trasferivo da Nettuno a Monterotondo, e quindi diciamo che per quanto ci fosse il desiderio, il tempo non era ancora maturo. Infatti quel disco che venne fuori nel 2017, La morte delle nazioni, era un disco dalle grandi potenzialità, ahimè, molto inespresse, molto acerbo, molto immaturo, gli mancava qualcosa, gli mancava la sintesi, rimane freddo, per quanto suonato bene, registrato sicuramente meglio di Vittime e Carnefici. È un disco in cui non sento di non aver detto, a differenza di Vittime e Carnefici, dove male, ma avevo detto tutto quello che avevo da dire, che avevo necessità di dire. Lì tantissime cose sentivo che mi erano rimaste a mezza bocca. Poco tempo dopo, per i 30 anni, cioè 4 anni dopo, decidiamo di fare questa cosa, Il Mondo Nuovo, il disco del trentennale. Disco del trentennale dove io, nel corso di questi 4 anni, imbarchiamo il nuovo bassista Marzio, e dopo un concerto assurdo, fichissimo, al Fanfulla, nasce l'idea di, per questo disco, di fare un disco che, oltre a mettere noi stessi, in modo che ciascuno possa dire di noi quattro
di aver detto tutto e di tutto quello che voleva dire per questa occasione e di ritrovarcisi in pezzi di musica, testo, suono, ritmo. L'idea era anche quella di coinvolgere delle persone assurde, fantastiche, con cui ci siamo trovati bene. Diciamo che l'esperimento fu questa Nacht des Prosowjetischen Punk, notte di punk filosovietico che facemmo al Fanfulla con Elena Velena, gli X-Men, Danilo Fatur, i suoi Zona Utopica Garantita, e insomma, questi grandi pazzi che hanno animato una serata, che avevano tutti delle storie. Elena, ci abbiamo anche provato, però Elena è difficile da trovare, devi avere fortuna, ci sarebbe piaciuto tantissimo coinvolgerla, ma in realtà riusciamo a coinvolgere Paolo Tabaglione, appunto, che quella sera suonava con gli X-Men, e in realtà lui viene dai grunge, dai Carillon del Dolore, e vanta una militanza nei famosissimi Christian Death, e poi Danilo Fatur, con cui nel corso degli anni abbiamo instaurato un rapporto di amicizia, sì, ormai possiamo dirlo tranquillamente. Ovviamente gruppo di punk filosovietico da principio conosce uno dei creatori del punk filosovietico, ovvio che tanti anni fa, quando lo conoscemmo, avemmo quel momento un po' di smarrimento, di soggezione, che però poi passò subito, un po' perché qualche anno ce l'abbiamo pure noi. E non siamo adolescenti che, insomma, impazziscono di fronte all'idolo. Abbiamo imparato anche a non avere più di tanto idoli. Persone da ammirare, sì, idoli no. Danilo Fatur dei CCCP Fedeli alla Linea, e un po' per la persona che è Danilo, cioè Danilo è veramente un punk, ed è veramente filosovietico, cioè uno che non crea un mito dal suo personaggio, non ha aspettative da rockstar, vuole divertirsi, vuole dire quello che pensa, vuole fare la sua, e quindi, avendo più o meno gli stessi binari, si è viaggiato molto bene insieme. Per lui abbiamo fatto due brani con cui partecipa, anzi canta proprio, ha due brani tutti suoi, suonati da noi. Paolo Tabaglione invece cura la solistica delle Teste Pare, che è un brano un po' post-punk, un po' CCCP, un po' nostro, ovviamente, perché noi non siamo mai nati come cover band, persino le uniche due cover che facciamo le rifacciamo completamente rimaneggiate, cambiate, irriconoscibili, le facciamo nostre. Anzi, mi ha sempre annoiato l'idea di essere la cover band di qualcuno. Per quanto faccia punk filosofico, non ho mai voluto essere la cover band dei CCCP, come non voglio essere neanche la cover band di me stesso. Mi piace anche cambiare nelle cose che faccio. E poi Mauretto, che dopo aver suonato 8 anni con noi ha fatto il suo percorso con Bloody Riot e Colonna Infame, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Mauretto è una persona con cui fin dall'adolescenza ci siamo capiti sempre subito, sempre al volo, sempre molto garbatamente.
quanto possa sembrare uno stimolo nel punk, capirsi garbatamente con qualcuno, anzi, forse oggi è punk, è provocatorio usare la gentilezza e la comprensione, però non voglio andare su discorsi infiniti. Io gli chiedo, ma ti va di fare i cori? Sono 30 anni, alla fine lui mi fa, ma io ti faccio proprio un brano. A questo punto, diciamo, beh, manca Esterino. Esterino con cui, che poi aveva fatto delle partecipazioni di seconda chitarra a Vittime e Carnefici, però da 10 anni io ne avevamo tutti perso le tracce, pure il numero di telefono, scatta un'operazione di intelligence da film, andando a incrociare le sale prove dove era stato visto le ultime volte, i gruppi con cui suona, dove provano, eccetera, eccetera. Alla fine riusciamo a risalire alla sala prove che frequenta e ci facciamo dare il numero. No, non lo dico perché in realtà mi ha dato il numero di un che poi il cliente era contentissimo, ha detto sì entusiasticamente, però non voglio creare imbarazzo alla sala prove. Esterino, domanda di prassi, ti va di fare i cori? Risposta, ma ti faccio proprio un brano. Visto che GP comunque, anche se non era nella primissima formazione, appunto perché nella primissima formazione il bassista sarei dovuto essere io, però comunque era il bassista quando c'erano tutte e due. Quindi diciamo GP sta con noi da 24 anni, quindi ci sta. È la formazione, se non è originale, è quasi originale. Abbiamo fatto i vecchi V38 dove facciamo un brano distinto. È bellissimo vederli rimettere tutti gli strumenti ai loro posti, esattamente come facevano 20 anni fa. È stato emozionante. Non abbiamo avuto nessun tipo di problemi a ritrovare l'amalgama. Il pezzo è venuto di getto, è venuto in maniera animalesca, è un pezzo estremamente violento, come eravamo violenti noi 30 anni fa, e è stato divertentissimo farlo. E poi c'è l'ultimo amico che è persona molto conosciuta nell'ambito del punk, del fumetto e del Pontino, perché io per lungo periodo ho abitato nel Pontino e se prima lo intravedevo, sono quelle persone che intravedi sempre ma non conosci mai. Abitando nel Pontino ho avuto occasione di conoscere meglio Simone Lucciola dei Blood 77 Gioventù Bruciata, con cui ogni tanto andavamo a casa di Roberto Perciballi dei Bloody Riot, nel periodo poco prima che morisse. Con lui mi sono sempre divertito perché è una persona estremamente leggera, molto, molto cazzara, e su un disco così, che sembrava così impegnativo, lui era la persona giusta per alleggerire tutti i toni, tutti i momenti. Così ha funzionato, abbiamo duettato in voce in un paio di brani, anche se lui risulta come credits soltanto in MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, in realtà lui duetta in più cori, in Mozgovoi e nelle Teste Pare pure. C'è sempre lui con questa voce molto particolare, molto ruvida, molto divertente. E alla fine abbiamo per una volta allargato il collettivo a più persone e la formula ha funzionato, ci siamo divertiti e pensiamo di aver tirato fuori un bel disco. Non so, indipendentemente dal riscontro che avrà, però è un disco dove abbiamo detto tutto quello che volevamo dire in questa occasione.
Il disco è dedicato alla memoria di Max, che è stato il nostro tastierista dal 93 al 95, quasi 96, che è morto quest'estate.